Tutti assieme, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale, tutti assieme per sorvegliare che nella serata di sabato non si creassero assembramenti e situazioni fuori luogo, in un momento di emergenza sanitaria. Una priorità assoluta che però le forze dell'ordine hanno voluto gestire utilizzando in primo luogo il dialogo e l'informazione alla cittadinanza, prima dei verbali per le multe. È la strategia che, anche a primavera, quando era arrivato il primo allentamento del lockdown, era stata scelta nei weekend. Servizi di controllo coordinati svolti dalle forze dell'ordine sotto una regia comune nella serata di sabato 14 novembre, affidata a Graziano Drago, uno dei funzionari della questura di maggiore esperienza e, nello stesso tempo, maggiormente portati al dialogo. Prima delle multe, infatti, si è voluto informare, spiegare, far ragionare e chiarire per quale motivo determinati comportamenti siano da evitare. Il servizio si è concentrato, come appare lecito attendersi, nel centro città, laddove è maggiore la concentrazione dei locali nell'orario prossimo alle 18, ora alla quale le attività di somministrazione, come pub e locali, devono chiudere i battenti.